la Spagna e il Portogallo legano alla propria corona la difesa dell'Immacolata Concezione. Dunque, nessuno all'interno del territorio spagnolo o portoghese poteva dire qualcosa contro. E ci sono stati scontri con altri regni d'Europa che non appoggiavano la Immacolata Concezione e hanno litigato fino ad arrivare alle armi per la difesa di questo concetto. Quindi la Sicilia, ormai facente parte sotto la sfera della cultura spagnola, acquisisce politicamente, ma voi capite bene, perché noi, quando io dico questa cosa, sembra sempre la realpolitik di Giulio Andreotti, cioè divento amico della Libia, della Tunisia, non è questo. È che i reali di Spagna sono personalmente devoti, cioè legano la propria corona a questa devozione non si può toccare. Tanto che spesse volte fanno questo tipo di promozione, cioè in alcune città costruiscono una colonna con sopra l'Immacolata, come ce l'abbiamo noi a Piazza di Spagna, proprio nell'anno di indizione della bolla, e quella è l'ultima colonna che è nata, ma ce ne stanno tante altre prima nei secoli precedenti, e magari qualche domenicano che non era d'accordo gliela butta giù. E i domenicani poi non succede niente, perché non è che poi vengono picchiati, però poi i reali se lo ricordano. A Palermo ad un certo punto c'è una chiesa che deve essere costruita a metà 700, servono dei soldi, vanno dai reali, gli chiedono i soldi e il re dice: non ci sono problemi, ve li do, ma davanti mettiamo una bella colonna con l'Immacolata Concezione, visto che me l'avete sfasciata in Francia, in Spagna 60 anni fa, punto. E i domenicani hanno bisogno di soldi, ok, vabbè, si può fare. Allora, non so se mi sono spiegato, cioè la devozione popolare che coincide con la devozione dei reali, non solo, ma la supplica, ad un certo punto, la supplica della popolazione di Sicilia e del regno di Napoli, perché se dico delle due Sicilie se si offendono, del regno di Sicilia e del regno di Napoli, supplica popolare chiesta al re di Sicilia e del regno di Napoli, che scrive al pontefice per poter vedere se era possibile indire nel 600 una bolla sull'Immacolata. Il pontefice risponde che non erano tempi maturi, perché i teologi ancora non avevano discusso a sufficienza, ma la prende immediatamente in considerazione. Però immediatamente il re, sentendo la popolazione, costruisce un'Immacolata sia a Napoli che a Palermo. Allora, per farvi capire, cioè, che questa storia è semplicemente il frutto, no? L'arrivo, il punto d'arrivo, il compimento di un percorso che è molto più ampio. Quindi non è che a un certo punto si alza la mattina Pio IX e dice: facciamo Immacolata Concezione, e come dire, l'intelligenza italiana, o pseudo tale, perché siamo nel 1854, sì, c'era stata la Repubblica sotto Mazzini, ma insomma, incomincia a dire: e questa è la solita chiesa che si inventa cose. No, questa cosa è maturata con 1500 anni di discussioni tra teologi di vario genere. Noi abbiamo poi l'utilizzo, anzi torniamo indietro, ma comunque insomma lì l'inizio della bolla parla immediatamente, pone come punto d'inizio la caduta dell'uomo con il peccato originale, quindi in Adamo e Eva c'è la caduta e quindi c'è necessità che Dio, in quanto misericordioso, occupandosi profondamente del bene degli uomini, non vuole che gli uomini vadano all'inferno, cerca di salvarli, cioè trova un'altra strada, visto che sono così idioti che si sono incartati cedendo a delle lusinghe che non hanno nulla a che fare con la creazione, perché sono fuori dalla creazione. Quindi noi vediamo, per esempio, in testi rinascimentali, vedete una parte bassa, questo è un testo bellissimo, Taddeo Crivelli, dove parlano delle scene della creazione, ma anche della caduta, cioè del peccato originale, e della cacciata, di conseguenza della cacciata. Da questo momento in poi c'è questo
questo luogo perfetto, circondato che la Terra, circondato dalle sei sfere celesti più la settima, che è il luogo dove Dio risiede, Adamo ed Eva vengono cacciati. Vengono cacciati non perché Dio vuole cacciarli, ma perché automaticamente, è come se fosse una legge universale, no? La legge di gravità universale: se io me lancio, cado per terra e non c'è niente da fare, quindi c'è poco da fare, no? È così. Allora, noi fin dal V-VI secolo, io qui ho accorciato alcune cose, ma mettiamo dei codici miniani del IX secolo, incominciamo ad avere delle rappresentazioni dell'Immacolata, a partire, perché questi sono racconti che non trattano, diciamo così, direttamente dell'Immacolata, ma parlano di quella donna vestita di sole che è contro il dragone, o comunque che il dragone insidia, perché sta aspettando lì davanti in quanto è incinta e sta per partorire. E questo noi lo troviamo per esempio nell'Apocalipsis Pitta del IX secolo, come del resto lo troviamo anche in quest'altra, la Explanatio in Apocalipsim Santi Ioannis, cioè del testo di Giovanni, che è quello che ha scritto, che ha esteso all'Apocalisse. Troviamo ancora questo tipo di rappresentazione, cioè noi troviamo una descrizione, no? Le stelle, il dragone che con la coda butta giù un terzo delle stelle, eccole qui, questa donna vestita di sole, con sole e luna attorno, il drago con le sette teste, e questa rappresentazione, diciamo così, di scontro planetario, cosmico, potremmo dire, tra delle forze che si scontrano, tra le forze che entrano in conflitto. Un conflitto drammatico, che è sia fisico, reale, storico e nello stesso tempo allegorico, mistico, spirituale. Cioè, il testo dell'Apocalisse deve essere necessariamente letto con le quattro interpretazioni tipiche della tradizione scolastica medievale, e cioè come testo storico, come tutti i testi biblici, come testo storico, come testo spirituale, come testo teologico e come testo morale allegorico. Quindi riguarda me, ogni singolo uomo, ogni singola donna, riguarda tutta la storia dell'umanità contemporaneamente, racconta di un fatto storico e nello stesso tempo mi dà delle indicazioni di carattere morale e anche delle indicazioni di carattere allegorico. Quindi io posso prendere quei segni e utilizzarli in quattro modi diversi. Noi oggi siamo abituati, per un eccesso, diciamo così, di visione un po' troppo riduzionista, ad avere un solo tipo di interpretazione, che è quella storica. Noi qualunque testo leggiamo, l'interpretazione che diamo è solo storica. Possiamo fare eventualmente un po' di politologia sulle cose, possiamo fare un po' di dietrologia, ma l'elemento allegorico, simbolico, spirituale difficilmente lo troviamo, l'abbiamo collocato in un altro spazio. Cioè, poi nasce la psicanalisi, poi nascono altre discipline che ci dicono delle cose dell'uomo molto interessanti, ma che in qualche modo sono slegate profondamente dal testo storico, dalla visione storica delle cose. Quindi, per fare un esempio, i Vangeli vengono letti per gran parte dell'Ottocento e quasi tutto il Novecento quasi esclusivamente in chiave storica. All'inizio, diciamo così, la cultura anticristiana, anticattolica, antigrelicale zompettava felice, perché sembrava che non ci fosse nessun riscontro sui Vangeli, che quindi erano una fandonia. Quando però ormai gli studi si sono compiuti, perché nel momento in cui gli studiosi poi vengono pungolati, incominciano a studiare, saltano fuori talmente tanti documenti storici sull'esistenza di Cristo, addirittura sulla morte e risurrezione di Cristo, cioè esistono talmente tante testimonianze di contemporanei, che è in assoluto la figura storica più raccontata di tutta la storia dell'umanità. Cioè, esistono migliaia di testi storici.